12 aprile. 12 aprile è nasce in realtà il giorno prima. Un amico mi chiese di accompagnarlo in un posto, in un prato, alle periferie di Milano, e furono recuperate queste tre bombe a mano RSCM. Il movimento sociale italiano di allora stava perdendo l'appoggio della militanza, cioè non riusciva più a tenere comizi, ormai da più di un anno e mezzo a Milano non riusciva a tenere comizi, quindi i ragazzi si allontanavano, andavano su posizioni sempre più radicali, e quindi c'era bisogno di della prova, e questa era la funzione di quel 12 aprile, questo era il motivo per cui arrivò Ciccio Franco. Il comizio si sarebbe fatto a qualsiasi costo, lo volessero o no il prefetto e quant'altri. Questa era la parola d'ordine per quanto riguardava il movimento sociale italiano. Il comizio doveva essere in piazza Tricolore e quindi ci si trova lì ai bastioni di piazza Venezia. Prima di scendere dalla macchina io dissi se qualcuno aveva la rivoltella in tasca di lasciarla in macchina, io stesso ce l'avevo e l'abbiamo messa sotto il sedile. E lì mi sono ricordato che c'erano queste tre SRCM. E in quel momento si è avvicinato Loi che ne ha chiesta una. Sento l'esplosione, io intuisco che è stata la bomba a mano lanciata da Loi. Volavano pietre, bottiglie, sassi, spranghe, pezzi di legno, volava di tutto. E probabilmente i poliziotti tenevano le braccia alzate per ripararsi. Questa bomba fu una traiettoria a parabola, è andata sul petto della gente che l'ha pressata contro il petto e praticamente lo ha ammazzato. Da un punto di vista diciamo umano, il fatto di essere comunque coinvolto nel dolore che ho provocato alla madre, certo non è una cosa che si può far passare così, però questa è anche la vita, cioè ci sono uomini che vanno a fare i poliziotti e muoiono, ci sono ragazze che tentano la rivoluzione e muoiono, ci sono madri che piangono dei poliziotti e ci sono madri dei ragazzi ammazzati da poliziotti che muoiono.